Circa un anno fa, precisamente nella primavera di un anno fa, arrivò su Sky Gomurra la serie, ispirata liberamente al libro di Saviano che narra le vicende di Camurra negli ultimi anni. Fino a qua tutto a posto, insomma, a parte i soliti scemi che dopo di che si sentivano ancora di più camorristi e scissionisti, quando però nel mese di giugno i The Jackal fecero nascere la parodia ufficiale di Gomurra. E da lì Gomurra mi ha cambiato la vita. 3, 2, 1, sube! Sube la vera! Ciao a tutti. Allora, partendo dal fatto che prima avevo la felpa, poi me la giro perché tengo una luce che è quando è capodimondo, tipo, o tengo proprio qua, quindi insomma sto cominciando ad avere caldo. Penso che l'introduzione e anche la sigla vi abbia fatto capire di cosa parleremo oggi. Insomma, Gomurra è stato un po' il tormentone dell'estate e lo è ancora tuttora, però soprattutto ormai non riusciamo a fare almeno di usare per ogni minima cosa citazioni di Gomurra. Io sinceramente sto cercando di togliermi proprio, c'ho un chiodo fisso nella testa. Senza pensieri. Insomma, per me ormai Gomurra è diventata una vera e propria ossessione. Io ormai in questo metro cubo di stanzetta, cioè metro cubo, samaron, mezzo metro di stanzetta, ormai vivo con due persone. Un lato mio, serio, normale, e tutto il resto, e un lato completamente mongoloide, che da un anno a questa parte interpreta tutti i personaggi di Gomurra. Ma ci fa salire parlare, vai! Vai! Oh, fra, me le prese poi le arance dati 2 euro di debito che c'avevo l'altra volta? Cioè, dai, ci fate sta masciare, insomma, l'hai fatto, no? L'hai fatto. Giù! Ma tu sai che ogni fornaro, ogni latte alla camera sta cercando a te. E ci stanno 150.000 pizzi per qua alla faccherice, tu hai lo stoio. E a chi lo vuole, io non riconsegnerò fruttaio. Ascoltare l'indirizzo sta girando per tutto Napoli come un mongoloi. In modo da tagliare a capo. E ci vanno fruttaiolo. Ah, così ci faccio la pace. E me ne torno alla Spagna. Hai capito? Oh, tutto a posto a scuola. E non mi viene la bellezza. Tu, se ci stivo tu, già ero morto. Ma chi sta per andare a scuola ha fatto un brutello. Ce la faccio più. Ah, ci mi sei lì che sei un apolo. Ah, buttando già le pezze. In Umberto, cioè, mi capite? Umberto. Sta per saga. Ma stai sempre un coppa più porno, quello che dico io. Ha già bisogno ma fa la manda. Se non mi mettono a funanganna. No, che a funanganna, si mette nando a funanganna, se ne fornisce sta qua vicino. E non mi piace. A magagna. Che la faccio più. Oh mamma mia, un terremoto, mamma mia. Un terremoto è pure di Dio. Fa bene alla terra. Come quando una persona sta male. E accumula. E ho se libera il fuoco. Ora. E infatti sto prendendo una paura, strunzo! Ma stanno appicciando a casa, muoitevo! Madonna, ma che è un terremoto? Che già faccio, il terremoto! Ah, hai spinto. Strunzo! Ma stanno appicciando un terremoto, muoitevo! Ma buona così. Aiuto, voglio morire. Ma che fatti capire? Che più zozzoso, più un guacchiato. Vieni a tappiggi un shampoo. Mena speranza, per camba rimana, mi vuoi mena speranza, per camba rimana, mi vuoi mena speranza, per camba rimana.